Approvato ieri in Consiglio Comunale il piano triennale delle opere pubbliche, con i soli voti della maggioranza e qualche voto di qualche consigliere della minoranza, lei esprime tutto il suo disappunto, per quanto riguarda i metodi attraverso i quali si è arrivati a questa votazione. Sì, io ho espresso totalmente il mio dissenso perché il piano triennale delle opere pubbliche è stato approvato con metodi prettamente burocratici e assolutamente zero politica. Gli unici due emendamenti che come sempre arrivano dalla minoranza, perché la maggioranza non fa niente, la maggioranza è sempre d'accordo con quello che dice il sindaco, qualunque cosa esso dica, gli unici due emendamenti appunto riguardavano, uno era per accelerare l'iter degli impianti fotovoltaici, perché come tutti sappiamo ormai è un business che va a finire, e l'altro invece riguardava la sistemazione di una strada importante d'ingresso della città, la via De Gasperi. Entrambi gli emendamenti sono stati respinti senza un minimo di riflessione, in 5 minuti hanno soltanto sospeso il Consiglio Comunale, 5 minuti, ma diciamo l'abbiamo visto subito anche dopo aver relazionato per bene questi emendamenti che la minoranza sta adottando il sistema di non passa lo straniero. Qualunque sia la proposta che arriva, la maggioranza, scusami, qualunque sia che arriva la proposta che arriva dalla minoranza verrà rigettata, già ci è stato fatto intuire ieri sera in maniera molto chiara. Quindi, fatto in maniera burocratica, si è preso questo documento perché la legge dice che si deve fare. Io in prima persona, assieme ai colleghi Migliorini e Tiranno, ci eravamo fatti promotori di un'iniziativa prettamente politica che, a nostro modestissimo avviso, poteva avere un grosso impatto da un punto di vista politico, economico e sociale, ossia quello del prelievo di un punto in particolare inserito all'interno del piano triennale delle opere pubbliche, ossia quella della realizzazione presso tutti gli edifici delle strutture comunali degli impianti ad alimentazione fotovoltaica, in modo tale così da poter dotare tutte le strutture comunali di questo grande strumento di fonte di energia alternativa che, a nostro avviso, può rappresentare una grandissima risorsa da un punto di vista del risparmio economico e soprattutto anche aveva una valenza di grande impatto sociale, proprio per così fare in modo che attraverso il buon esempio che penso l'amministrazione di ogni singola città, in particolare della nostra, deve dare, il resto dei nostri concittadini potesse anche essere invogliato a saperne di più e di conseguenza anche attivarsi per l'utilizzo di questa nuova forma di energia alternativa presso anche le proprie abitazioni private. Ovviamente, ripeto, non possiamo essere soddisfatti, avevamo già assieme ad altri consiglieri di minoranza espresso le nostre perplessità in seno ai lavori della settima commissione consiliare sulla valenza e sulla validità di questo piano e dobbiamo riscontrare purtroppo ancora una volta una totale chiusura da parte dell'amministrazione e di conseguenza della maggioranza nei confronti di iniziative valide e di, ripeto, esclusiva utilità sociale che arrivano da singoli gruppi o da singoli esponenti dell'opposizione.